Benvenuti al video numero 12. Oggi introdurremo un argomento ostico, ovvero la matematica, e ci porremo alcune domande, domande che comunque si sono posti grandi filosofi, ovvero diciamo qual è un po' l'essenza della matematica. Noi abbiamo visto che la matematica, sappiamo tutti che la matematica è uno strumento fondamentale per spiegare i fenomeni fisici e quindi funziona estremamente bene, per cui l'abbiamo adottata come un linguaggio della scienza. Quello però che ci domandiamo è fino a che punto la matematica possa essere effettivamente un qualcosa di universale, magari anche se la matematica è completa. Bene, alcune domande si è data già una risposta, magari probabilmente non proprio definitiva, ma comunque una risposta più che plausibile. Una di queste, per esempio, l'ha data il logico, il filosofo logico Gödel, che nel secolo scorso, a metà del secolo scorso, praticamente ha dimostrato l'incompletezza, diciamo, assiomatica di alcuni principi della matematica, per cui non possiamo dire che la matematica sia qualcosa di assoluto, completo, universale e che possa, diciamo, essere considerata al di sopra di tutto. E probabilmente rimane, ecco, un linguaggio assolutamente consono, idoneo per spiegare le cose che vediamo della fisica, del nostro universo, però ci sono delle cose indimostrabili. E quindi anche la matematica, se vogliamo, adesso senza entrare nei particolari, presenta dei limiti proprio nella logica matematica. Per cui, diciamo, si era partiti anche nella matematica da una procedura, diciamo, sempre esperienziale, e poi si era passati appunto più a una matematica formale. Oggi, diciamo, si è un po' ritornati forse a una matematica fatta, diciamo, a una matematica di esperienza, fatta sull'esperienza, che si basa sull'esperienza nostra, della natura fisica delle cose. Quindi è come se in qualche modo la matematica la utilizziamo più per quello che ci serve che per la sua universalità. Comunque, diciamo, un discorso estremamente complesso, molto filosofico, che quindi andrebbe affrontato in maniera un pochettino più articolata. Noi, diciamo, che ci chiediamo se la matematica è un po' come quella che aveva definito Platone, cioè un mondo di idee dove la matematica sta lì per conto suo, non ha bisogno, diciamo, di rapportarsi con il mondo reale. Lo facciamo noi uomini che da questo mondo ideale prendiamo questi strumenti logici che rappresentati appunto dalla geometria, dalla matematica, eccetera, e poi la utilizziamo per descrivere quanto meglio possiamo i fenomeni che osserviamo tutti i giorni, diciamo, nell'universo in cui viviamo. E questo è chiaramente quello che noi possiamo dire. L'altra cosa però che ci domandiamo è se appunto la matematica quindi esiste da sempre, esiste indipendentemente dal nostro universo. Ecco, qualcuno potrebbe ritenere questi discorsi un po' assolutamente fuori luogo, se vogliamo, nel senso che diamo tutti per scontato che la matematica sia sempre stata lì, da qualche parte. I triangoli sono stati sempre triangoli a prescindere da tutto e da tutti, ma così come i numeri. Però ci dobbiamo anche immaginare che il nostro universo all'inizio, quando nelle primissime fasi, praticamente era qualcosa che possiamo avvicinare al nulla,
non c'era praticamente niente, non c'era materia, non c'era struttura, forme strutturate non ce n'erano, forse un agglomerato di energia o qualcosa di simile. Quindi adesso, a prescindere da come vogliamo rappresentare l'inizio del nostro universo mediante inflatoni, singolarità, eccetera, però sicuramente c'erano veramente pochi elementi. E quindi pochi elementi informazionali, probabilmente potremmo definire il nostro universo come qualcosa dove non c'erano neanche bit di informazione. Quindi siamo veramente in una fase così scarna di elementi da poter immaginare che forse anche la matematica lì poteva non esserci, o comunque l'universo e lo spazio-tempo, nel momento in cui sono emersi, si sono portati dietro anche un apparato, diciamo, di geometria, di matematica, che oggi noi possiamo così riscoprire. È un discorso abbastanza complesso, ma immaginiamo che l'universo all'inizio potrebbe essere così rappresentabile come un punto adimensionale. Questo è soltanto, appunto, è una semplificazione, ma chiaramente le cose sono molto più complesse. Dal punto però adimensionale possiamo passare a rappresentare una prima forma di universo come qualcosa di monodimensionale, ma in qualcosa di monodimensionale noi ci possiamo mettere sopra pochi oggetti, probabilmente, ecco, i numeri. Se noi per esempio vogliamo rappresentare un elemento, diciamo, geometrico semplice, possiamo pensare ad una retta dove possiamo mettere per esempio dei numeri naturali, quelli che tutti quanti conosciamo, naturali proprio perché ne veniamo a conoscenza subito, fin dalla nostra prima esistenza, quando cominciamo a contare le cose. E chiaramente questi numeri ci sono utili perché il mondo e l'universo in cui viviamo è molteplice, e quindi noi possiamo diversificare questa molteplicità assegnando agli oggetti dei numeri. Quindi diciamo che l'oggetto X è 1, l'oggetto Y è il secondo, il terzo e così via. Chiaramente noi possiamo fare questo tipo di valutazioni in un universo dove almeno esiste uno spazio e un tempo. Uno spazio e un tempo, in questo caso, è uno spazio, diciamo, molto semplice, parliamo di uno spazio monodimensionale. Le cose però si complicano, o comunque diventano più interessanti, quando parliamo per esempio di uno spazio bidimensionale. Quindi se noi immaginiamo ad una evoluzione del nostro universo anche proprio nell'ambito spaziale, delle dimensioni spaziali e temporali, possiamo pensare quindi ad una prima fase dove non c'era praticamente nulla, quindi quasi adimensionale, quindi quasi come il punto adimensionale geometrico, poi ad una fase monodimensionale e poi una fase già abbastanza avanzata, diciamo, a una dimensione in 2D. Quindi già in una dimensione dove esistono così due dimensioni, noi possiamo già vedere che degli elementi nuovi. Uno di questi, per esempio, sono gli angoli. Ecco, l'angolo, per esempio, è un elemento molto molto importante della matematica, che ha delle caratteristiche assolutamente, assolutamente peculiari. Lo studio degli angoli, lo sappiamo tutti, riguarda la goniometria, la trigonometria, ed è importante per tutta una serie di considerazioni che poi faremo. Ma per poter pensare a degli angoli dobbiamo comunque immaginare già uno spazio un pochino più articolato di uno spazio monodimensionale, altrimenti angoli non ne potremo avere. Non solo, ma possiamo immaginare anche che
in un mondo 2D possiamo per esempio pensare a delle figure geometriche, come per esempio il cerchio. Ecco, non solo sono emerse delle figure geometriche nuove man mano che l'universo si è andato ampliando e sviluppando, quindi sono emerse questi nuovi enti, ma si sono portati dietro anche un po' di numeri nuovi. Uno per esempio di questi è il famoso pi greco. Pi greco è un numero particolare, il famoso 3,14, ma è chiaro che noi lo ritroviamo correlato praticamente al cerchio, a questa figura geometrica, lo caratterizza, per cui sono, diciamo, delle correlazioni che magari possiamo pensare anche che non esistessero prima del cerchio. Forse il pi greco come numero esisteva o aveva, diciamo, una qualche ragione di esistere prima, diciamo, che si fosse formato un cerchio. Ecco, queste sono domande chiaramente che noi oggi possiamo anche farci, possiamo anche porci.